Bello a tutti quanti ragazzuoli e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Docti e oggi siamo qui per parlare dei migliori 100 che ci sono in game. Essendo che in molti avevano chiesto i 98 e i 101, facciamo una via di mezzo e poi partiamo col 98 e facciamo poi anche i 101, perché tanto ne dovranno uscire ancora. Quindi prima di cominciare ragazzuoli, come al solito un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale e ovviamente commentate quelle cose che volete vedere. Passate anche nel link in descrizione per seguirmi sugli altri social e rimanere sempre aggiornati su tutto. Detto questo, direi di cominciare subito a guardare chi sono i più forti 100 del gioco, ma anche quelli che sono completamente da ignorare. Perché appunto qualcuno c'è. Quindi cominciamo subito. Allora ragazzuole, ci sono ben 16 100 di gen, noi andiamo ad analizzarli tutti quanti guardando i pro e i contro. Allora, Dennis Bergkamp, molto forte, un CC fortissimo, 4 di difesa debole è l'unico difetto che può avere, detto proprio sinceramente, lo sto utilizzando molto molto potente. Lo si può utilizzare con tiri, io lo sto utilizzando con tiri perché con dribbling arrivando a un livello di dribbling troppo esagerato che diventa anche quasi inutile perché appunto non ha poi né tiro esagerato né altro. Invece con tiri riesce ad arrivare a prendere anche della velocità, appunto più 10 di accelerazione e altre cose che comunque gli serviranno da COC, che sono molto molto importanti. Io lo sto utilizzando con tiri perché comunque è molto molto efficace, ok? Dipende un po' dalle cose, però lui è molto buono, è molto forte e sicuramente vale la pena di prendere. O tiri o dribbling, in base a come lo preferite utilizzare. Io lo preferisco utilizzare con tiri, detto sinceramente. Così si abbassa anche la percentuale di difetto col piede debole. Passiamo al prossimo. Musiala, un COC che di base è un pochettino più di dribbling e poco poco più di velocità, però meno passaggi e meno tiri di Dennis Bergkamp. Sempre lo stesso difetto di 4 e 5 di piede debole. Ha più mosse e abilità, ma non è che sono tanto utili. Diciamo, dalla quarta alla quinta stella non è che cambia molto. Puoi fare due abilità in più, che dipende quali preferisci, ma trascurabilissima come cosa. In game non rende però come il carissimo Dennis Bergkamp. Non so come mai, lui si può mettere anche tiri, è abbastanza forte, però il carissimo Bergkamp in game, soprattutto in H2H, è più devastante. Lui è forte, non posso dire di no, però si muove un po' peggio. Con tutto che ha più dribbling si muove un po' peggio, non so come mai. Però ovviamente su di lui io andrei a mettere più tiri che dribbling, perché così vado ad enfatizzare la cosa che ha di meno, ovviamente, no? Così rimane abbastanza equilibrato. Se gli si mette dribbling, comunque riesce ad arrivare a 155 di dribbling, si muove molto bene, ma rimane poi un po' meno di Bergkamp, comunque, con tutto che ha meno statistiche Bergkamp sul dribbling. Poi provatelo e mi farete sapere, ma in generale io ce l'ho Musiala, c'ho anche Dani Olmo e Bergkamp. Ho messo Bergkamp perché è quello che effettivamente, malgrado le statistiche, si muove ed è più efficace. Quindi questo è quanto. Passiamo al prossimo. Jimenez, José María Jimenez, un difensore centrale tra i più forti. Io lo metterei insieme a Cannavaro praticamente tra il più forte. È 91, 106, 105, 1,85 per 79 kg. Con si butta nei contrasti, colpo di testa potente. È uno dei difensori più efficaci in questo momento. Davvero molto molto potente. Ma tanto potente, raga, ve lo posso assicurare. Ha un grandissimo senso d'equilibrio, tanto salto, tante cose importanti per i difensori centrali. È molto molto forte, ve lo posso assicurare. Poi comunque riesce ad avere difese di fisico molto equilibrati ed è una bestia. Nei difensori centrali ovviamente sempre solo difesa, se volete avere un difensore performante, sia in versus che in confronto, mi raccomando. Passiamo al prossimo. Frank Rijkaard. Allora, come avevo già detto, molto potente, per carità. DCC forti forti forti, però ce ne sono altri, appunto, del Gullit 99 più forte. Come dicevo l'altra volta, questo Rijkaard, a dispetto delle statistiche, cioè anzi, ha delle statistiche molto più basse di quello che dovrebbe essere. Poi che sia forte in game sicuramente lo è, perché comunque Rijkaard ha buon body weight, ha statistiche tutte verdi, tutte equilibrate, è molto forte, per carità. Però poteva essere più forte, è un po' underperformante confronto ai 100 che ci sono. Appunto, da CC non è il più forte, anzi Gullit 99, ma anche Gullit 97 a livello statistico, ma anche in game, sono più forti, ok? Quindi c'è poco andare lontano. Per renderlo migliore
bisognerebbe utilizzare potenzialmente abilità difesa e renderlo appunto una specie di ancora, cioè un centrocampista che conquista la palla. Però di base lui non è uno che deve andare in avanti, anche se sblocca il COC come ruolo, non è un COC raga, è un CDC barra CC barra difensore centrale, in realtà lui faceva quei ruoli lì, quindi bisogna metterli difesa e renderlo un centrocampista che conquista la palla, quindi più tendente al CDC che al COC, anche perché non ha la qualità per andare verso l'alto, cioè lui è un medio-medio, sta lì, capite? Con zero caratteristiche speciali, zero di tutto. C'è di meglio di lui, di CC. E anche alcuni sono molto più forti, cioè Valverde, Gullit, ma ce ne sono tantissimi, Bruno Guimaraes è davvero tanto più forte, quindi ci sta se lo sculate, ovviamente per la gen, ma per il resto no. Fabian Ruiz, un altro CC decisamente underperformante. Allora, è un 100, ha solo 100 di passaggi e 2,90. Tutto il resto è sotto l'80. Cioè sotto il 90 ed è anche sotto l'80. Davvero abbastanza scarsino. Lui sarebbe da mettergli passaggi, renderlo un regista. Di base, rendendolo regista, passaggi e dribbling sono le cose più importanti che gli servono e sarebbe anche forte. Il problema è che ci sono dei CC che sono nettamente superiori a lui, ma nettamente. Di lui è veramente solo e unicamente buona la gen, perché comunque anche il body weight è troppo squilibrato. Lui è 1,90 per 70 kg, è un fruscello veramente. Se si incontra un Rijkaard, per dire, un Gullit o cose di quel genere lì, perde subito il contrasto fisico e tutto quanto. Poi sì, ha tiro d'esterno, tiro precisione, passaggio lungo, tiro da lontano. Però raga, evitabile, molto evitabile. Cioè è forte sui tiri, per carità. Ha tutte e tre le cose sul tiro, tutto quello che uno vuole. CC offensivo, quindi sarebbe da metterli appunto fisico, però in realtà è più un regista, quindi bisognerebbe metterli passaggi per renderlo effettivamente forte. Poi si può renderlo anche incursore, quindi metterli fisico, ma non cambia il fatto che comunque non è così forte ed è soltanto una parvenza di forza, perché ha 100 di gene, ma in realtà in game non è niente di che. Quindi passiamo al prossimo. Lautaro Martinez, raga, allora Lautaro Martinez è anche fortino, comunque 103, 101, 99. Con lui sarebbe il caso di andare a mettere destrezza, così da renderlo appunto una seconda punta, perché non può essere una prima punta da sola, di base anche se ha molto fisico e troppo piccolo, non riesce ad essere una prima punta solitaria, sia perché a livello fisico il body weight conta tanto, cioè sì, ha 100 di fisico, uno dei livelli di fisico più alti a livello di attaccanti, però è anche molto piccolino, quindi lui rimane molto resistente, molto equilibroso, ma allo stesso tempo non è, cioè se lo si riuscisse a rendere anche con destrezza appunto veloce e abile nel dribbling, diventa bello bello potente, cioè per renderlo forte 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 a lui serve destrezza. Poi ovviamente se giocate il versus sempre solo tiri, però lui per renderlo veramente totalitario gli serve destrezza. Diventa un buonissimo attaccante, ma degli attaccanti ovviamente ce ne sono tanti più forti, però lui comunque è in una top 5 degli attaccanti più forti anche di gen, eccetera eccetera. Non è male, quindi consigliato, diciamo. Passiamo al prossimo. Maxime Crepé. Allora ragazzi, lui non para un cazzo, ha delle statistiche fenomenali, ma non para veramente un cazzo, soprattutto in H2H non para niente. Basta tirare alto, forte, alto a giro o pallonetto o comunque alto e segnate sempre, c'è poco da andare lontano, tutto qui, cioè non c'è nient'altro da dire, è scarso, non lo prenderei in considerazione come portiere, non è neanche in top 10 dei portieri più forti, con tutto che ha delle statistiche esageratissime, ma non para effettivamente niente, quindi possiamo tranquillamente non considerarlo. Johan Mojica, un terzino sinistro, 100 di gen, molto veloce, anche grande difesa. Devo essere onesto, allora c'è terzino sinistro, c'è Cucurella, c'è Teo Hernandez, Ake, ok, che sono tutti molto forti. Questo Mojica è un po' una fusione, comunque molto veloce, anche molta difesa. Ci sta a metterli equilibrato o difesa, lui sarebbe meglio difesa, così lo si rende veramente molto roccioso. Devo dire però, io vedendo le statistiche, vedendolo che comunque è superiore a livello statistico, di velocità, di difesa, eccetera, tipo di Teo Hernandez e anche di Ake, più veloce ma meno difesa, devo dire che comunque come terzini sinistri, Hernandez, Ake
e altri, come per dire, anche tanto Zambrotta, sono più performanti di lui. Non riesco a capire il motivo. Ha delle statistiche devastanti e anche abbastanza forte, però in campo non lo so, fa delle cazzate, cioè perde palla, si cappotta, non lo so, non è il massimo, ve lo posso garantire. Sarà per qualche statistica ambigua che c'ha, forse il poco equilibrio o poco di qualcos'altro, cioè c'è qualcosa che non va bene. Sicuramente l'equilibrio già è molto basso, non lo so, c'è qualcosa che il contrasto in scivolata, i colpi di testa, non lo so, è un po' messo male comunque su certe determinate cose. E in game è un po' fastidioso. Poi il 2 di piede debole, se per caso fate un passaggio con quel piede, è la fine, perdete palla quasi sicuramente perché farà dei passaggi storti, svergoli e tutto quanto. È un giocatore forte statisticamente, forte di gen, che quindi può servirvi eventualmente nel versus o nella modalità allenatore, ma per l'H2H è un giocatore assolutamente da evitare, ve lo posso garantire. Passiamo al prossimo. Non so neanche il motivo, ma è veramente scarso in game. Cioè, è più scarso di altri che sono più scarsi statisticamente, non ha nessun senso, però è così. Passiamo al prossimo. Casemiro, un CDC molto forte, finalmente un qualcosa di buono. Grande difesa, grande fisico, buoni passaggi. Lui è sicuramente da per potenziarlo al meglio, sicuramente difesa, renderlo un'ancora per il centrocampo. E con si butta nei contrasti, posizione potente, passaggio lungo, tiro da lontano. Comunque va a perfezionare la sua posizione di CDC. È molto molto efficace, molto molto forte. L'unico, come dicevo già quando l'ho analizzato la prima volta, l'unico che veramente è superiore a lui è Rodri in questo momento come CDC. Quindi tanta tanta roba, assolutamente approved. Saliba. Allora, Saliba 92, 103, 103. Come potete vedere, è più efficace José María Jiménez. Quindi, giustamente, se, anche perché ha delle statistiche speciali e lui no. Quindi, detto anche questo, ovviamente. Poi sì, José María Jiménez è più basso, ha un po' meno body weight, tutte queste cose, però ha più fisico, più difesa e soltanto uno in meno di ritmo. È un po' più efficace, ve lo posso garantire. Il caro José è molto più efficace, più forte, il caro Jimenez. Saliba è sempre molto molto potente, comunque c'è poco da andare lontano, è forte. Però se devo scegliere tra i 100 di difensori centrali, io vado a scegliermi Jimenez perché è più performante, ok? Però lui comunque è tanta tanta roba, tanta tanta roba, molto forte. Non c'è niente da dire su William Saliba, è comunque sempre forte. Però se devo fare un paragone tra i 100 di Gen, devo dire che comunque Jimenez è un po' più forte. Quindi passiamo al prossimo. Cucurella! Allora, Cucurella è uno di quei classici terzini sinistri equilibrati. Anch'esso, per quanto è 100 di gen, non è forte come Ake né come Theo Hernandez, ma neanche come Roberto Carlos. Proprio per niente. Quindi utile, come dicevo prima, solo e unicamente se giocate versus e modalità allenatore, perché vi aumenta la gen squadra, vi aiuta con la gen squadra e in generale aiuta, ok, questa cosa qua. Però nell'H2H Cucurella, come anche l'altro terzino sinistra che abbiamo visto poc'anzi, non sono all'altezza delle situazioni, sono abbastanza underperformanti. Quindi meglio puntare su uno che ha magari uno in meno di gen, ma che sia effettivamente forte nel ruolo. Come ad esempio, terzino sinistro difensivo a bestia, appunto, Ake. Terzino sinistro ultra offensivo equilibrato, Theo Hernandez o Roberto Carlos, ok? Ci vuole questo genere di cosa. Poi ovviamente se avete un terzino offensivo, ci sta avere un terzino difensivo dall'altra parte, così aiuta e non perdete, non rimanete 2 contro 2, magari non vi lasciano completamente i difensori centrali da soli, entrambi per dire, ok? Quindi non lo considero forte Cucurella, raga, c'è poco da andare lontano, l'ho detto anche quando ero uscito Euro 2024, non è così forte, ok? Passiamo al prossimo. Walker. Walker invece, raga, è una bestia. Allora, io lo sto utilizzando, è un animale senza senso. 106, 98 di difesa, 96 di fisico. Rimessa lunghissima, 1,83 per 83 kg. Grande resistenza, 3 di mossa abilità. Chi se ne frega, detto sinceramente. Ultra performante a livello di terzino destro. L'unico terzino destro più forte di lui è Carlos Alberto. Non c'è nient'altro da fare. Di terzini destro, lui è veramente la perfezione perché è un terzino destro offensivo ma anche difensivo che ha una base di equilibrato,
Cioè, è davvero forte. Cioè, lui è un equilibrato forte, perché sia offensivo che difensivo lo fa benissimo entrambe le fasi. Ovviamente, a parte il tiro, c'è poco andare lontano. Però, se gli si mette difesa, come ho fatto io, diventa una roba veramente micidiale. Una difesa assurda, ma con un ritmo davvero molto elevato. Quindi davvero tanta roba. In teoria anche Mojica doveva essere così. Solo che c'ha 10 punti in meno di fisico, c'ha meno body weight, c'ha meno robe e non so perché fa cagare. Cioè lo so spiegando in realtà. Però appunto, meno forte. Walker invece è tanta roba, è veramente difficile da superare. L'unico che può essere veramente considerato più forte è solo e unicamente Carlos Alberto. Passiamo al prossimo. Salah, tanta roba. Not bad, 105, 99, 99, 105, 84, forte, è un'ala destra che diventa esterno destro e attaccante. Ovviamente per enfatizzare la sua forza bisogna andargli a mettere destrezza, ok? Perché enfatizzate velocità e dribbling, che già è la roba che ha più potente, lo esaltate ancora di più, diventa una roba veramente micidiale. Forte, molto forte. Non mi dispiace per niente, devo essere onesto, non mi dispiace per niente. È una bella gara anche tra lui e George Best, devo essere onesto. Però lui forse ha quel qualcosina in più, ma poco, in realtà non lo so. In realtà tra i due è molto difficile, perché sono molto simili. In realtà uno è fatto un po' più in una maniera, lui è fatto un po' più in un'altra, anche più fisica eccetera eccetera. Però lo considero comunque molto forte, ed è bella anche la cosa che c'ha l'esterno destro e attaccante come ruoli. Quindi davvero top come situazione. Solo che con destrezza, quando diventa un interprete di spazi, diventa veramente una roba micidiale. Davvero tanto forte, consigliato, lui è molto forte, destrezza assolutamente. Poi se preferite averlo molto dribbloso, perché avete già uno velocissimo dall'altro lato, ovviamente li mettete dribbling, c'è poco andare lontano. L'unica cosa che non dovete mai mettere agli esterni, alle ali, è passaggi, perché non ha nessun senso, ok? Passiamo al prossimo. Ederson, altro portiere abbastanza inutile, forticchio nel versus, devo dire, nel versus un po' di fastidio lo dà. La cosa buonissima sua è il rinvio lungo, cioè 111 di tiro, che è di rinvio, che è una cosa pazzesca, e passaggio lungo, lui fa molti assist, cioè di base se sapete sfruttare una determinata situazione lui può farvi gli assist. Il problema è che non para come dovrebbe, cioè, e oltretutto para solo in una modalità specifica, cioè il versus. Lì riesce a parare, perché appunto con tuffo, riflesso eccetera eccetera riesce comunque a metterci mano. Nell'H2H devo dire no, ma anche in modalità allenatore non para così tanto, cioè si lascia prendere gol da delle situazioni che solitamente i portieri top non prendono gol, quindi già questa cosa qua è gravissima, perché appunto partite già praticamente 1-0 per l'avversario quando avete un portiere di questo genere qua, capite? Cioè io personalmente, no, che comunque adesso non sono più sempre in top delle classifiche, cose del genere, perché sto giocando in modo molto tranquillo, però vi devo dire, io già a vista quando vedo un portiere che so che non è così performante nella modalità H2H, vado subito, tiro anche da posizioni di cui di solito non tirerei mai, invece tiro da quelle posizioni perché so già che avrò un risultato più positivo rispetto a magari un portiere che ho contro come Donnarumma eccetera eccetera, capite? Quindi comunque vi dà meno stabilità in generale, quindi non lo consiglio assolutamente no, bocciato. Passiamo al prossimo. George Best. Allora, come potete vedere, appunto, lui è un pochettino meglio sul dribbling e sul tiro, un po' peggio su passaggi e su fisico rispetto, appunto, Salah. George Best a me piace un botto, perché comunque ha classe, è molto forte, raga, c'è poco da lontano. Poi anche lui, se si mette destrezza, rimane comunque con un valore superiore di dribbling e si muove da paura, raga. Cioè, allora, se devo fare un esempio pratico, allora Salah è un po' più di sfondamento per il fisico, le cose eccetera eccetera, lui è un po' più da movimento, da dribbling, da roba emozionevole, ve lo posso assicurare, lui si muove davvero bene, cioè davvero bene, raga, non sto scherzando. George Best già la carta 95 aveva una mobilità assurda, proprio una scioltezza veramente devastante, ve lo assicuro, raga, potete provarlo, fare quello che volete. Salah comunque, che ha delle statistiche allucinanti ed è fatto molto bene, non è per nulla legnoso, se lo mettete a confronto con George Best vi sembrerà legnoso nei movimenti, perché George Best è molto più fluido, ve lo posso assicurare. Provare per credere, assolutamente. È per questo che dico che tra Salah e George Best c'è sempre questa cosa un po'
Cioè, ogni volta che anche l'altra volta che erano usciti, io ho scelto tra Salah e George Best, ho scelto George Best perché George Best si muoveva meglio, con tutto, aveva la stessa velocità, stesse cose, ma si muoveva meglio e quindi sono andato a scegliere appunto George Best. E vi posso assicurare che questa volta è la stessa situazione. Salah è un po' più equilibrato come alla destra, lui però è completamente dribbling. Cioè, raga, è veramente fluido, passa le difese con una facilità incredibile, ve lo posso assicurare. Infatti sono molto tentato di prendere o lui o Salah per cambiare Beckham, ci sta, cioè nel senso ci sta come cosa. O anche il prossimo che andremo a guardare, perché comunque ho già una carta sua versione non scambiabile, quindi comunque mi funzionerebbe da un mascherano, diciamo. Molto forte, raga. Comunque tra i due non saprei chi scegliere. Cioè, io di base so chi scegliere, scelgo sempre lui, ok? Però dipende dal vostro stile di gioco. Se siete più che preferite avere un giocatore equilibrato che abbia anche fisico e resista alle botte, ovviamente dovete scegliere Salah. Se preferite uno che si muove veramente da paura, Georgie Best. Passiamo al prossimo. E ultimo, ma non meno importante, Lamine Yamal. Altro sta alla destra che però io reputo un pelino pelocchio più scarsino degli altri due. È più veloce, ma è più scarso nel resto, tanto in fisico, soprattutto nel piede debole 3. Piede debole 3 è veramente pessimo, è una carta molto forte ed è una insieme a Nico Williams tra le più veloci in assoluto. Quindi sicuramente tanta roba. Lui, per renderlo molto dribbloso, in realtà sarebbe meglio, cioè per renderlo un po' più equilibrato nel movimento, renderlo un po' più sciolto, no? Perché deve essere così, essendo che non ha tanto fisico, sarebbe meglio mettergli dribbling. Quando il dribbling supera la velocità totale, il giocatore risulta più fluido nei movimenti, ok? Se invece la velocità supera il dribbling, vi risulterà che controlla la palla molto peggio. E infatti è così, raga, è così, ok? Con lui assolutamente dribbling rispetto agli altri se lo utilizzate, perché appunto bisogna andare ad appareggiare la cosa di velocità e dribbling, perché se no si allunga la palla, fa dei movimenti un po' del cazzo, quando dribbla fa delle cose un po' sbagliate, capito? Si allunga di più i palloni, capite? Quindi così. Però se devo essere onesto, se devo scegliere, io lui non lo so se lo prenderei in considerazione, perché se dall'altra parte avete già uno come Rafa Leao, Mbappé, Vinicius, che sono già molto veloci, o appunto Nico Williams, avere anche dall'altro lato uno veloce, incontrollabile, non è troppo un vantaggio, ok? È meglio avere, come dico sempre, da un lato uno che è veloce, incontrollabile, immarcabile a livello di velocità, e l'altro che invece vi può impostare, vi può dribblare, creare la superiorità numerica, fare le verticalizzazioni. Lui ha pochi passaggi, quindi farà già fatica a fare le verticalizzazioni, eccetera, eccetera, ok? Io alla destra, sinceramente, con tutto che lui è molto potente, però per i difetti che ha, preferisco uno tra Salah o George Best. E tra quei due lì, la mia preferenza personale è George Best. Molti altri che hanno un altro stile di gioco, ovviamente, preferiranno Salah. E altri che hanno già a sinistra, ovviamente uno che dribbla, fa, disfa, spacca, preferiranno magari Lamine Yamal a destra. Però è sempre una questione abbastanza soggettiva e anche in base alla squadra che avete creato. Detto questo, spero di essere stato il più completo possibile. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se ovviamente volete vedere prima le Gen 98 o prima i Gen 101. Ovviamente per i 98 uscirà un video apocalittico, molto probabilmente anche superiore alla mezz'ora perché ci sono tantissimi giocatori da analizzare. Fatemi sapere voi, ragazzuoli. Vi aspetto qua sotto nei commenti. Noi ovviamente ci salutiamo qui, ci troviamo domani con un nuovo video. Mi raccomando un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale e ovviamente commentate quelle cose che volete vedere. Vi aspetto qua sotto nei commenti e anche nel link in descrizione per andare a seguirmi sui social e commentare anche lì e partecipare ai sondaggi su quello che c'è da vedere e anche per mandarmi la squadra per eventuali consigli. Sto facendo il possibile, raga, ma siete cresciuti talmente tanto a livello di numeri che non riesco più ad essere presente nei messaggi come prima, perché comunque prima magari avevo 100 messaggi, 200 a settimana, adesso ne ho tipo 1000, quindi è un po' difficilino, però ce la facciamo, ragazzuoli. Pian piano io comunque cerco sempre di rispondere a qualcuno, chi su YouTube, magari un giorno rispondo su YouTube, un giorno rispondo su Instagram, un giorno rispondo su TikTok, per dire, però cerco di fare un po' a rotazione a rispondere a tutti quanti, prima o poi ce la farò. Detto questo, un ciao ciao a tutti quanti voi, buon weekend e buon game. Ciao ciao, ragazzuoli.